E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono Franke494. Oggi vi parlerò del BTR813, il treno bimodale ibrido sia a trazione diesel che a trazione elettrica che effettua il collegamento da Aosta a Torino Porta Nuova. Prima di cominciare, però, vi volevo ringraziare per i 108 iscritti. Grazie mille ragazzi, continuiamo così. E Detto questo, incominciamo. Il treno è stato progettato nel 2015, fu costruito dal 2015 al 2017 ed è in esercizio dal 2019. Il costruttore è Stadler. Stadler ha anche costruito l'ETR 524, ovvero il Tilo che effettua i collegamenti da Milano Centrale alla Svizzera, Regio Express. Il BTR 813... Quindi, come stavo dicendo prima, è sia a trazione diesel che a trazione elettrica. Prende energia da linea aerea e può raggiungere 160 km, h invece da generatore diesel a 140 km/h. È un motore V8, alimentazione 3 kV corrente continua, e il motore è elettrico. E ragazzi, come stavo dicendo prima, effettua il collegamento da Aosta a Torino Porta Nuova. Allora, sul tratto Aosta-Ivrea va a trazione diesel, dato che la linea non è elettrificata, invece da Ivrea a Torino Porta Nuova va a trazione elettrica. Perché i treni diesel non possono entrare alla stazione sotterranea di Torino-Porta Susa perché era stato, ferma... era stato firmato un decreto in passato. Infatti, in passato esisteva anche il collegamento da Hyper Biella San Paolo da Torino-Porta Nuova. Adesso non c'è più. Però con l'elettrificazione pensiamo che... che è sicuro che arriverà. Che tornerà questo collegamento. Che sarebbe utilissimo per i pendolari. Il treno è molto bello, come possiamo vedere qua le foto. Qui... Allora, le foto le ho prese da Wikipedia, ragazzi. Qui possiamo vedere il BTR posteggiato alla stazione di Torino-Porta Susa. Qui il BTR posteggiato alla stazione di Aosta, al binario 1. E lì possiamo vedere il minuetto, ormai la mascotte di questo canale YouTube, insieme alla freccia rossa. E qui invece possiamo vedere il motore diesel, cioè la, la cassa power pack, dove c'è il motore diesel, che è tra la seconda e la terza cassa. Perdonate se lì si era intravista la stazione di San Lussola perché vi sto facendo vedere le immagini della galleria dove, dove ho fatto le foto, diciamo, cioè, dove ho preso le foto, quindi da Wikipedia. E il treno è dotato da, di sistema di sicurezza SCMT, utilizzato tra Torino e Ivrea, e SSC da Ivrea a Osta. Vi faccio vedere la foto che ho preso degli interni, molto belli, rossi, davvero bello, bellissimo treno. Nel 2022 i BTR saranno... Allora... Partiamo a dire che il BTR 813 sono stati consegnati 5 treni che effettuano 9 corse da Torino, Porta Nuova a Ivrea. 9 corse giornaliere, sì. Nel 2022, come stavo dicendo, eh, i BTR saranno accompagnati dai nuovi treni ibridi blues che sono dotati di motore diesel e... Batterie. le batterie saranno utilizzate per l'ingresso in stazione e quindi saranno costruiti mi pare da Itaci rail e niente ragazzi saranno davvero molto utili probabilmente non saranno consegnati altri btr alle ferrovie valdostane e ragazzi per questo video è tutto Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ciao a tutti!